Davanti a Gesù e Eucaristia, apriamo bene i nostri occhi perché Gesù si lascia guardare. Apriamo i nostri cuori perché Gesù si lascia amare. Ma soprattutto ciò che è più impegnativo, apriamo le porte dell'anima, perché Gesù si lascia incontrare. Proviamo questa sera a guardare, amare, incontrare. Perché questa realtà di comunione sia davvero autentica. Guidati per questo incontro dalle parole di San Pio. Maestro di vita spirituale, esperto di comunione ed incontro con Dio, non solo con lo sguardo, non solo con il cuore, ma
ma soprattutto con l'anima, cioè con quella realtà divina che è presente in noi. Invochiamo lo Spirito Santo perché renda possibile questa esperienza, sia questa sera, sia tutte le altre volte che ci poniamo in adorazione e in contemplazione del mistero dell'amore di Dio che si fa presente in mezzo a noi. Canto 376. Conosciamo bene tanti episodi della vita di San Pio. Conosciamo bene quei momenti di incontro, di comunione con Dio, come quei momenti di difficoltà. San Pio nelle sue lettere mette a nudo completamente la sua vita. Ci ha resi partecipi di una infinità di sue esperienze, che legge attentamente, ci educano ad un più autentico cammino di vita spirituale, ad un'autentica attenzione alla presenza di Dio. E così, nella sua capacità di scrivere ciò che sperimentava, c'è da rimanere sempre stupiti e ammirati. Solo chi vive in pienezza il dono della santità può riuscire a descrivere le situazioni dell'anima. Noi forse riusciremo solo a balbettare qualche sillaba. Lui riusciva a comunicare le realtà più profonde.
In una lettera del 22 ottobre del 1918 scriveva: era la mattina del 20 settembre dello scorso mese, visto che la scriveva in ottobre, in coro. Dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo simile a un dolce sonno, tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Mi vidi dinanzi un misterioso personaggio che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira. Io mi avvidi che mani, piedi, costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. L'esperienza che San Pio ci narra è avvenuta certamente in un momento di estasi. Quel corpo non apparteneva più alla terra. C'era una condizione che lui, non sapendo trovare parole diverse, dice: un dolce sonno. Venni sorpreso dal riposo, una condizione, se vogliamo dire così, ideale, serena, meravigliosa. Quando si è la presenza di Dio, questa è la realtà. Tutto si ridimensiona. Se siamo in Dio, anche le più gravi preoccupazioni si relativizzano. C'è Lui, non c'è bisogno d'altro. Anche le nostre richieste diventano secondarie. E in questo momento di assoluto riposo il cuore reagiva straordinariamente, se lo sentiva sbalzare dal petto. Questo personaggio aveva mani, piedi, costato traforati, grondavano sangue. Notate il contrasto tra la serenità del momento, il cuore che batte all'impazzata e la conseguenza di tutti i peccati del mondo davanti a lui. La conseguenza di tutti i peccati del mondo in quella visione di un uomo che gronda sangue dalle mani, dai piedi, dal costato.
Le mani crocifisse non possono far nulla. I piedi crocifissi non possono portare da nessuna parte. Un cuore squarciato, come se si volesse impedire di poter amare. Eppure quelle mani grondanti di sangue hanno accolto l'umanità intera. Quei piedi grondanti di sangue hanno raggiunto ogni cuore, e quel cuore squarciato ha amato tutti. Ecco Gesù. Colui che voleva non facesse più nulla, ha fatto tutto. Non andasse più da nessuna parte, è andato ovunque. Morisse per non amare più nessuno, ama straordinariamente più di prima. E di questa condizione d'amore, umanamente straziante, ma divinamente salvifica, San Pio ne è stato reso partecipe. E se prima aveva sempre tanto sofferto per i peccatori, da quel momento, partecipe del dolore di Cristo, soffre e paga le conseguenze dei peccati del mondo, anche le conseguenze dei nostri peccati. Ma San Pio, con un cuore universale, pone tutta l'umanità, e il suo dolore sarà sempre più grande. Sempre più forte, perché per mezzo di quel dolore si manifesta l'amore, e per mezzo di questo amore che Dio opera le sue meraviglie, perdona i peccati e ci rende partecipi della sua gloria. Thank you.
Spesso nei suoi scritti troviamo la descrizione dei suoi dolori fisici e dei suoi dolori spirituali. Di certo San Pio non scriveva per lamentarsi, tantomeno per ribellarsi con Dio, ma in ogni dolore trovava quasi una mancanza di merito. Si sentiva indegno di partecipare dei dolori di Cristo. Esattamente l'opposto di ciò che accade a noi. Subito e sempre pronti a lamentarci e a non accettare, non certo perché ce ne sentiamo indegni, per carità, non accettiamo perché non vogliamo, perché non capiamo come la partecipazione ai dolori di Cristo può essere partecipazione alla redenzione. Non capiamo il Vangelo e tantomeno comprendiamo i santi. I santi sono un profondo richiamo alla nostra coscienza. Preferiamo stare dinanzi a loro e chiedere loro le grazie, declinando ogni responsabilità. Raramente invochiamo i santi con l'impegno di fare come hanno fatto loro, di dire come hanno detto loro. Di vivere il mistero della prova e del dolore come l'hanno fatto loro, come loro ci hanno testimoniato. Che gran differenza. Ascoltiamo dai suoi scritti. Dolori fisici e pene interne facevano a gara chi potesse martorizzare tutto il mio povero essere. Mi sentivo mortale, mi pervadeva tutto e tutto credevo che fosse finito per me. La vita del tempo e la vita eterna. Il pensiero preponderante che più mi amareggiava era questo, di non poter dimostrare mai più alla divina bontà la mia riconoscenza e il mio amore. Non era tanto l'inferno che mi terrorizzava, quanto il conoscere con chiarezza che laggiù non vi è più amore. Nessuno di noi certamente ha sperimentato un dolore tale. Quei dolori fisici e quelle pene interne lo facevano sentire un martire e si sentiva morire. Morire di dolore. Questa tristezza mortale, perché pensava che la sua vita del tempo stesse terminando, ma non avvertiva la vita eterna. Ecco il dolore più grande. Non avvertiva la vita eterna. Perché quei dolori erano causati dalla partecipazione ai dolori di Cristo. Partecipare ai dolori di Cristo significa subire le conseguenze del peccato,
quel peccato che ti toglie la grazia di Dio e ti impedisce di partecipare della sua gloria. Chissà quante anime, grazie a San Pio, che si è fatto carico delle conseguenze dei loro peccati, hanno potuto meritare il paradiso. Chissà quante. Un prezzo del peccato pagato da Gesù, certamente, ma pagato anche da San Pio. Quando si entra in questa dimensione spirituale, ci si accorge che si può perdere anche la vita eterna, perché le conseguenze del peccato ti impediscono la visione divina. Eppure in fondo era tutto amore. Era tutto amore. Infatti non era tanto l'inferno che gli faceva paura, quanto la realtà dell'assenza dell'amore. Certo, le conseguenze del peccato provocano assenza d'amore. E allora Dio deve mettere tutto il suo amore. E chi vive la santità mette tutto il proprio amore. Solo così si vince il peccato. Solo così si vince il male. Con l'amore, con Dio. Proviamo in ogni situazione avversa, triste, mettere amore. Mettere amore. Non semplicemente il sentimento dell'amore, l'esperienza dell'amore. Quello che Dio dice sia amore, non quello che pensiamo noi. La realtà che ha le caratteristiche del per sempre e dell'eterno. Tutto questo per non aver più paura di orientarci verso quella situazione dove non c'è l'amore. La conversione significa cambiare strada, cambiare orientamento, cambiare direzione e non andare mai più verso dove c'è assenza d'amore. Ma orientiamoci verso dove c'è abbondanza e sovrabbondanza di amore. Thank you.
dopo tanta descrizione di dolore, San Pio è ancora capace di leggere ciò che regna nell'anima, sa dire dell'anima sua. Sa dire di sé, non descrivendo se stesso o i suoi sentimenti, sa dire ciò che noi non riusciamo mai a dire di noi, e sapeva farlo per se stesso e per gli altri, per gli altri. Ogni persona che si accostava a lui, San Pio sapeva leggere nella sua anima, non come un indovino, un fattucchiere che ti sa dire qualche sciocchezza. Lui conosceva la verità dell'anima nostra, perché aveva già pagato un prezzo alto per quelle anime, con quel dolore che lo rendeva partecipe dei dolori di Cristo. Ascoltiamo dai suoi scritti cosa dice a proposito dell'anima. Ma ascoltiamo come un maestro che parla, non per ascoltare una bella riflessione, per capire qualcosa che ci riguarda personalmente. L'anima non potrà unirsi a Dio senza che essa si spogli da ogni sensibile e soprannaturale intellezione ed affezione. Lo spirituale deve astrarsi dai sensi e salire sulle ali della fede per unirsi a Dio, il quale è superiore a tutte le cose. Qualunque notizia, anche della più sublime, che in questa vita possiamo avere di Dio, dista sempre infinitamente da quello che Dio è in se stesso. E tutto ciò che un'anima possa avere di Dio in questa vita è sempre come un'ombra riguardo a ciò che Dio è in se stesso. San Paolo ai Corinti lo dice chiaramente. Occhio giammai vide, né orecchio udì, né in cuor d'uomo cadde, ma è quello che Dio tiene preparato a coloro che l'amano. Non so se vi siete resi conto del significato di queste parole. Un'anima si unisce a Dio quando è spoglia di ogni sensibilità e di ogni intellezione ed affezione. Quindi l'unione con Dio non è una questione di affetto, non è una questione di intelletto, non è una questione di sensibilità. Bisogna astrarsi dai sensi e salire sulle ali della fede, dice San Pio, per unirsi a Dio. Perché Dio è superiore a tutte le cose. Anche ciò che è più sublime è infinitamente distante da ciò che Dio è in se stesso. E qualsiasi esperienza che l'anima può avere è come un'ombra riguardo a ciò che Dio è in se stesso.
Sembra quasi scoraggiante questa descrizione. Immaginate se qualcuno volesse incontrare noi e riesce a cogliere solo la nostra ombra mentre passiamo. Che cosa ha capito di noi? Che cosa sa di noi? Così. Questa è la conoscenza che abbiamo di Dio, come un'ombra di una realtà meravigliosa. Ma quanto più la nostra anima riesce a purificarsi da tutto ciò che è umano, ecco perché l'adorazione, ecco perché dall'adorazione dovremmo passare alla contemplazione. Non è solo un tempo di silenzio, ma è un tempo di coinvolgimento totale per ritrovarci quasi in estasi, ma sicuramente estasiati di questa presenza divina di Gesù Eucaristia. E se le cose che vi dico vi sembrano incomprensibili, è perché manca il tempo alla preghiera. Manca l'atteggiamento autentico di come ci si pone davanti a Dio. Occhio giammai vide, né orecchio udì, né in cuor d'uomo cadde mai quello che Dio tiene preparato a coloro che lo amano. E se amiamo tanto Dio, di certo i nostri occhi non riusciranno mai a vedere, tantomeno le nostre orecchie udire e tantomeno percepire col cuore come sentimento umano. Sperimentare ciò che Dio ha preparato per coloro che corrispondono al suo amore. Guardiamo San Pio. E guardiamolo non per scoraggiarci, ma per imitarlo sul serio. Non a parole, occasionalmente, nella quotidianità di ogni giorno. Thank you.
la grazia di questo tempo di adorazione, ascoltando ancora dagli scritti di San Pio ciò che sembra inizialmente una ripetizione di ciò che abbiamo appena ascoltato, ma era una realtà talmente cara a San Pio, talmente straordinaria, che non poteva fare a meno di ripeterlo spesso. Se l'anima vuole unirsi a Dio in questa vita per grazia e amore, deve necessariamente privarsi di tutto ciò che per gli occhi può entrare, che può percepire con l'orecchio, fabbricarsi con l'immaginazione, comprendere col cuore. Inoltre l'anima non può distintamente in questa vita percepire se non ciò che cade sotto genere e sotto specie. E attenti adesso, ma il Dio non cade sotto nessuna specie né sotto nessun genere. San Pio ci dice chiaramente che dobbiamo smetterla di cercare prove tangibili dell'amore di Dio, perché non sono queste ciò che ci unisce a Dio. Ci unisce a Dio un'esperienza di fede e di anima che va al di là di ciò che si vede, di ciò che si sente, di ciò che si tocca, che va addirittura al di là dei sentimenti. La comunione con Dio non è nemmeno l'anima. E anche la celebrazione eucaristica che inizierà tra qualche minuto ci trovi in disponibilità d'animo a contemplare l'amore di Dio che muore e risorge per noi. E quando lo mangeremo, non pensiamo al gusto o al sentimento, ma a una presenza divina che raggiunge la nostra anima e la eleva fino a sé.
Padre la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento.